Bene, siamo qui al palazzetto di Gaeta, Pala Venezia, abbiamo uno straniero dell'Antumat Gaeta, l'ultimo arrivato, Rengifo, che sicuramente la sua esperienza ce l'ha. Una battuta sulla partita di sabato scorso, vittoria, che è sicuramente meritata, ma sofferta, mi sembra, direttamente. Sì, è una partita tosta contro un rivale, è una squadra lavorata che all'inizio ha fatto un lavoro che ci ha fatto difficoltà per noi, però niente, noi eravamo la fiducia nel lavoro che avevamo fatto 3 settimane e niente, abbiamo fatto il risultato, che abbiamo uscito con 3 punti, che era il nostro obiettivo principale. Dimenticato quindi la sconfitta di Ardeans? Sì, per noi già questo è passato, pagina passata, pensiamo già a lavorare per la prossima partita, non possiamo rimanere indietro e questo è il risultato che è passato, quindi lavoriamo sempre nel prossimo squadra, prossimo rivale e niente, adesso stiamo pensando a Terracina. Come ti trovi con il gruppo di ragazzi? No, veramente mi ho trovato delle persone principalmente bravi, per me questo è primordiale. Poi in campo mi capisco ognuno, mi hanno fatto reintegrarmi in tutte le squadre subito dal primo giorno, mi ho sentito subito in famiglia, quindi questo è importante per me, mi ho sentito bene, bene. Conoscevi già Michele Trezzi come allenatore? Come allenatore sì, come persona no, sapeva chi era, ma non avevamo conosciuto ancora in campo. E adesso ci troviamo bene. È molto diciamo, esigente, mi sembra di capire. Sì, come ogni allenatore che esige ai suoi giocatori, deve fare sempre l'sforzo minimo per ognuno, per apportare alla squadra. E questo fa diventare noi ognuno forte. Certo. Parliamo un attimo di questa partita di sabato. Sporting Terracina ha una rosa ampia, però chiaramente non penso che sia tecnicamente alla vostra portata, però le gare bisogna giocarle, insomma, no? Questo è un discorso a parte. Noi abbiamo fatto un mercato, hanno preparato una squadra per vincere, proprio per arrivare minimo a playoff. Però questo è alla fine che si vede, capito? Noi lavoriamo, come ti ho detto prima, partita tra partita. Pensiamo che tutte le partite sono simili, tutte difficili, ognuna è diversa, quindi pensiamo sempre in quel rival principale, quello che arriva sabato. E niente, per me tutti sono difficili, quindi sempre mi aspetto lo più difficile, così non prendo una sorpresa. La prima gara in casa dopo molte settimane fra preparazione e campionato. Finalmente sì, siamo in casa, questo è importante pure per noi, è un motivo in più per lavorare bene questa settimana. Eravamo contenti pensando in questo sabato, in questa partita a casa, di vedere la nostra gente, giocare insieme a loro. Questo è un grande in più, quindi non vediamo già l'ora di stare qui a sabato e giocare. Conosci lo Sporting Terracina? No, la verità non ho avuto l'opportunità, però penso che sarà una squadra troppo organizzata che viene qua a fare la vita difficile pure per noi, quindi noi ci prepariamo per loro. Quanti anni sono che giochi a calcio? Cosa? Quanti anni sono che giochi a calcio 5? E questo sarebbe già 10 anni che sono a livello professionale, 10 anni, ma da 4 anni che già sto giocando a calcio 5. Bocca al lupo, grazie. Grazie a te.